Salve a tutti. Vorrei fare un video un po' diverso, un video più leggero, giusto per farci quattro risate. Ammetto di aver preso, diciamo, l'idea da guardando video di un altro canale chiamato E5, sulle 5 pagine più assurde trovate su WikiHow. Solo che soltanto 2 su 5 le trovate veramente assurde. Le altre 3 siamo molto molto meno. Diciamo, io le trovate 5 veramente per caso proprio oggi mentre navigavo sul web. Per la prima volta potrò farvi vedere finalmente anche lo schermo, diciamo, anche questa è un'altra novità, diciamo, perché WikiHow è pubblicato in Creative Commons, quindi posso riprendere lo schermo tranquillamente. La prima cosa che voglio farvi vedere è come diventare un dittatore. Come diventare, cioè, io non ho capito guardando sto video se chi ha fatto sta pagina è un pazzo? O a scherzare? Perché non si capisce effettivamente, guardate un po', guarda. Brama il potere. Esperienza militare, beh, devi anche ammazzare gente. Guardate che cacchio di foto è stata messa. Diventa egocentrico, ma è serio oppure no? Cioè, si vuole fare ironia. Giudizi personali, si parla. Beh, lui dice la solita cavolata, Hitler non era vegetariano, non era vero. Il carisma, beh, si sa, gruppo di sostenitori, non fidarti di nessuno, modi per ottenere il potere, c'è anche la bandiera rossa, proprio di dittatura esistente, ma questa è pazzia, come ha fatto quello della Corea. Poi dice cose, quasi satira politica, no? Trova un vuoto e colma, no? Tipo, sembra quasi dire, guardate che potrebbe arrivare veramente un dittatore. Governi oppressivi e repressivi, no? Tipo, è successo a Cuba. C'era Batista e poi è arrivato Fidel Castro. La Repubblica di Weimar, dopodiché è venuto Hitler. Le crisi come oggi, no? Le carestie. E niente. Inutile. Poi il secondo, vabbè, che veramente mi ha fatto morire dalle risate. Ma visto che non è diventare Papa. Allora, io mi chiedo, no? Ma Papa Roncalli di Giovanni Paolo II hanno dovuto cercare su WikiHow come diventare il Papa oppure no? Non so che altro, sinceramente. Cioè, ma cioè, lo sanno tutti come si diventa Papa. Tutti i cattolici, basta, ma se non ci sia qualche dubbio, chi dà il prete? Non lo so, ma sarà l'utilità, no? Sarà utile ad una persona su 1.000 sta cosa, diventare un prete. No, lo sanno tutti, no? Assurdo questa. Meglio andare avanti proprio. E questa è ancora più assurda. Parlando sul web di questa pagina, mi hanno segnalato questa. Come far credere a tutti a scuola che sei una sirena? Ma questa pagina, poi la lascio in descrizione perché è incredibile. È fatta abbastanza bene. Nel senso che veramente, no, tutto ciò che devi fare per recitare la grande, ma non è che devi generare, dire ciao, sono una sirena. No, tu devi proprio. Ci cioè vedere più giù, poi c'è come ti devi vestire. Devi far finta di essere una che è sirena, ma che nasconde al mondo di essere una sirena. Poi c'è come ti devi vestire, come devi essere. Poi sembra anche una cosa che dice, ah, sono bei consigli di moda estiva per le ragazze, no? Comportati come una sirena. Mi devi parlare sempre del mare. Devi far finta, no, ma sai, no. Finta di essere misteriosa, di avere qualche segreto, oppure che se ti bagni ti riesce la coda di nuovo. Poi fa anche dei consigli. Imparate a cantare, a nuotare. Aiuta gli animali. Poi scrivo, diavolo, che deve essere potrato per caso dalle persone. Dire, oh mio Dio, questa qui è una sirena. Non è che tu dici, un diario dove una parla di se stessa come una sirena. E dice, questa è pazza. Sì, poi dico, voglio vai al mare e fai una nuotata. Ma poi non ti dovrebbe spuntare la cosa se vai al mare? Tipo, poi dico anche come non fare in modo che la gente. Come devo dire, tipo andare per matta, ma che per uno che è veramente. Sì, è una sirena, ma no, dai. Questa è veramente pazzia, dai. La doppia vita. Come se devi far credere al mondo che tu hai una doppia vita, non che sei matta. E credi di essere una sirena, ma che uno è ancora più matta. Che vuoi far credere al mondo qualche problema di. Ma, non so. Mettere. Aspetta, mettete
sui capelli l'acqua salata dopo lo shampoo. Da, ma cioè, limite di sorridere e cambio discorso. Io non so se ridere o piangere. Il budget sirena. Cioè, non devi esagerare nelle spese, capito? Però alcune cose sono carine, tipo, apprezza la tua bellezza naturale. Le sirene sono sempre sicure di sé, ma mai vanitose e arroganti. Sei sicuro di te, ma non migliore di chiunque altro. Se puoi negare, se ti chiedi come sei una sirena, ma è sottile di chiedere a me se sei una sirena, dai. Nuove norme di sicurezza, vabbè. Andiamo avanti. Diventare un fantasma. A quel punto dice che vuol dire diventare un fantasma. Infatti, giustamente, dice, scopri altri articoli se sei interessato a confezionare un costume da fantasma o a cambiare la tua identità. No, non è questo, infatti, questo te lo specifica. Cioè, tu ti devi praticamente fare tutto il tutorial perché quando muori diventare fantasma. Avete capito questa storia? Morire ancora giovane non è un modo rapido per diventare fantasma. Non ti devi poter suicidare. Cioè, significa che quando sarà mai, quando sarà il giorno in cui morirai, no? Tu devi poter diventare fantasma e non andare a finire né in paradiso né all'inferno o da nessuna parte. Cos'è sto corpo sottile, sinceramente? Ma poi, questa cosa è incredibile, no? Come staccare l'anima dal corpo? Poi, sono cose di che non conosco, io non vorrei che ci sia qualche fondo di verità su queste cose, ma sul discorso dell'anima io non so moltissimo. Però santo cielo, no? Voler diventare fantasma, non è che nemmeno andare in paradiso, oh, giustamente, comunicare con i fantasmi, vabbè, ci sono altre cose tipo la metafonia, cose del genere. La Ouija, cioè, se ne parla. Poi sta un po' di cose politiche, come rispettare un amico comunista. Cioè, della serva, potevi avere un amico con la lebbra, un amico pedofilo. Della serva ti ritrovi a essere amico di un comunista. Qui c'è effettivamente delle cose giuste, lui informa di capire, ma questo perché a questo cercarsi. La sesta e ultima è come far credere a tutti di essere immortale. E qui ti dico come ti devi vestire. Fa credere che vieni dall'epoca vittoriana. No, vabbè. Comportarsi come quel fatto della sirena, no? Come se avessi dei segreti. Conta 20 passati, eh. Poi io parlo a imparare a parlare bene, ascoltare buona musica, tipo la musica classica. Così ti suggerisce di avere molta cultura, effettivamente, perché la gente di un'altra epoca. Si può che fare hipster adesso, giocato nel legno stile vittoriano. Ma gli hipster sono immortali, praticamente. No, io sto scherzando. Fatto in maniera matura, se no comunque sono consigli intelligenti, secondo me, fino a un certo punto, Socrate. Corso di calligrafia, io quando scrivo sembro veramente uno venuto dalle caverne, praticamente. L'arte, sono buoni consigli, però effettivamente, non sono. Rileggendo adesso mi sembra, però dai, PC vintage, non so, può anche essere di vostro gradimento. Non lo so, sinceramente. Mesco tecnologia vecchia con la nuova. Leggi libri gratis sul Kindle. Non dire a tutti di avere 752 anni, se no ti prendono per Edward Cullen. Leggero accento straniero, un vocabolario inusuale. Poi effettivamente cosa dice, no? Cioè, dizionario, cioè, questo è importante. Se quest'ultimo effettivamente lo incarnitano, grazie. E beh, per il momento. Questo esperimento, spero che sia andato a buon termine. Spero che vi abbia fatto sorridere, perché a me ha fatto ridere prima quando ho visto la cosa, come diventare papa, santo cielo. Infatti dicevo, questo è niente, guarda quello della sirena. Ma ovviamente può anche un po' di tristezza, perché queste ragazze hanno bisogno di far credere a tutti di essere delle sirene. Vabbè, per il momento mi sono dilungato anche troppo. Se ci riesco vedrò anche di tagliare la parte dove il cacchio di video non si caricava. Alla prossima.